Grande fratello. Alfonso Signorini in lacrime. La terribile notizia di poco fa per Giuseppe Garibaldi. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Giuseppe Garibaldi ha nuovamente preoccupato i telespettatori del Grande Fratello. Durante la puntata di ieri sera Alfonso Signorini ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni di Giuseppe. Il giovane è stato costretto a lasciare temporaneamente la casa per motivi di salute solo pochi giorni fa, dopo un improvviso malore. Sebbene sia tornato dopo un breve periodo di convalescenza, Garibaldi è stato costretto ad uscire dalla casa, questa volta per un altro malore che ha richiesto ulteriori accertamenti. Il fratello Nicola ha rassicurato i fan tramite i social media, assicurando che le condizioni di Giuseppe sono stabili. Signorini, durante la trasmissione, ha confermato che Garibaldi sta bene e che i medici stanno monitorando la sua situazione, senza però fornire una data precisa per il suo ritorno nella casa. Giuseppe doveva far rientro in casa proprio ieri sera, ma ciò non è avvenuto e questo ha destato molta preoccupazione tra i fan. La produzione del programma e Signorini hanno enfatizzato l'importanza di prioritizzare la salute di Garibaldi rispetto alla sua partecipazione al gioco, esprimendo il desiderio che possa tornare presto, ma senza affrettare il processo. Il fratello di Garibaldi ha anche aggiunto che, sebbene il giovane stia bene, è giusto approfittare di questo periodo al di fuori della casa per completare tutti gli accertamenti necessari. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua condizione, i fan e i telespettatori rimangono in ansiosa attesa del ritorno di Giuseppe, uno dei protagonisti più amati di questa edizione del reality show. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.